la casa sollievo della sofferenza e al completo. Ringrazio i benefattori di ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza aiutata da voi ha creato, ve la presento. Ammiratela e beneditene insieme a me, il Signore Dio. Era il 5 maggio 1956. Con queste parole dal pronao dell'appena nato ospedale, padre Pio da Pietrelcina presentava al mondo intero quel luogo di preghiere, di scienza che avrebbe cambiato le sorti di un intero paese, dando cura e sollievo a quanti da quel giorno hanno bussato alle porte della casa. Da allora sono trascorsi 64 anni, anni di fatica, impegno e dedizione che hanno fatto di quel seme deposto nella terra un frutto del cui sostentamento non possiamo fare a meno. Il 23 maggio del 1987 Papa Giovanni Paolo II, dinanzi alla clinica fondata da Padre Pio, ricorda che quando giunse a San Giovanni Rotondo da giovane sacerdote era da poco iniziata l'erezione di questo ospedale. Esprime il suo motivato apprezzamento per una struttura sanitaria diversa dalle altre, perché la grande intuizione di Padre Pio è stata quella di unire la scienza al servizio degli ammalati, insieme con la fede e la preghiera. Per questo il Pontefice esorta il personale medico, paramedico e sacerdotale che assiste e cura i malati a formare una vera e propria comunità fondata sull'amore di Cristo. Una comunità che affratella coloro che curano e coloro che sono curati. Ricordando a tutti una frase del fondatore della clinica. In ogni ammalato, diceva Padre Pio, vi è Gesù che soffre. In ogni povero vi è Gesù che langue. In ogni ammalato povero vi è due volte Gesù che soffre e che langue.